Ciao a tutti Colors e buon carnevale a tutti. Io sto girando questo video in anticipo, ma siccome mi hanno taggato quando non manca così poi tanto e voglio forse fare degli altri video prima di carnevale, lo vedrete il giorno di carnevale. Sono stato taggato da Luca Meri Degadella, il quale però non ha messo tutte le la quale non ha messo tutte le domande, non ha messo gli ideatori, non ha messo il nome del tag, Maria. E dopo qualche giorno sono stato anche taggato da Martina del canale Mimi, spero non ti dispiace se ho detto il tuo nome reale, ma vabbè, tanto non c'è il cognome, non lo so nemmeno io. Quindi vi lascio l'info box adeguatamente aggiornato con i canali anche di Maria. Sì, ciao. Con i canali sia di Maria che di Mimì, oltre a quelli che citerò dopo. E quindi vi citerò tutto io. Il tag è appunto il mio carnevale da bambino, nel mio caso, ideato da Sole di Sicilia e voglia di cucinare Antonella. No, di cucinare Antonella, è Antonella che voglia di cucinare, vabbè. E iniziamo con le domande, anche perché mi sa che è l'ultimo video che posso fare per oggi e poi devo mettere la macchinetta a caricare. Vi ho visto che non sarà molto entusiasmante perché io non sono eccessivamente carnevalesco. Come ti mascherava tua mamma? Mi sono mascherato tante volte da piccolo, sono stato abbastanza libero di scegliere, devo dire, rispetto ad altri ambiti della vita, e mi sono mascherato da Arlecchino, da Capitanuccino, poi anche da Uomo Ragno un anno, e poi non mi ricordo. Mostra una tua foto da bambino in maschera, non ce l'ho. Cosa odiavi del carnevale? La schiuma addosso. Cosa ti piaceva? Buttare i coriandoli che non facevano e non fanno male a nessuno. I dolci. L'idea di vestirmi perché il trasformismo, travestirsi mi è sempre piaciuto, mi piace tuttora. Non sono esclusi in futuro video. Del genere dipende. Se riusciamo a metterci d'accordo con l'aiutante che avrò. E basta. Il dolce di carnevale che ti faceva impazzire. Le chiacchiere. Perché io, anche se sono magro, sono un goloso di merda. Per cui adoravo e adoro tuttora le chiacchiere. A questo proposito, siccome l'ha chiesto ai suoi iscritti, vi voglio segnalare il canale di Marcone Pasticcione, che è un canale appunto di cucina. Siccome so che tra voi ci sono molti e molte appassionate di ricette, ve lo segnalo, vi metto il link nell'info box. Vi invito ad andare ad iscrivervi perché se ricette risate in pochi minuti, le mie ziette, il mio canale preferito dalla parte del canale femminile, tra il canale degli ometti, quello è il mio canale preferito di cucina. Facciamo come li metto tutti e due, sia Marcone Pasticcione sia ricette risate in pochi minuti della serie. Vi troverete 13 link di canali, io magari mi spacco per metterli tutti e poi manco vi guardate l'info box, vabbè. Andiamo avanti con le domande. Ti piacevano le feste in maschera? Ma qualcuno ci sono stato, ma niente di entusiasmante. Hai mai sfilato in maschera tra i carri allegorici? Sì, l'ho fatto. E a questo proposito mi è venuto in mente un travestimento che ho fatto da un po' più grandino, tipo 13-14 anni. Mi sono travestito da donna. Purtroppo non ho foto, mi dispiace. Mi dispiace veramente perché il risultato era una cosa esilarante, veramente. Ed è stata una di quelle volte che ho sfilato attraverso i carri. Ti
Lo scherzo di carnevale più divertente che hai fatto? Nessuno. Lo scherzo che ti hanno fatto? Nessuno. Da cosa ti piacerebbe vestirsi se tornassi indietro? Ma io non avrei manco bisogno di tornare indietro. Mi basterebbe trovare qualcuno che mi trucca, vestiti della mia taglia da portare almeno quella volta. Delle scarpe, magari senza troppo tacco perché altrimenti non so come tenerle, e mi travestirei di nuovo tranquillamente la donna con una consapevolezza in più di quello che sto facendo, che mi diverte anche. Ti piacciono le maschere tradizionali o quelle moderne? Penso che le maschere tradizionali non vadano dimenticate. Quindi di base quel tradizionale subito, sicuro che è subito. Ma anche quelle moderne ci stanno, perché a un certo punto uno, se si metti che si traveste per tanti anni, vorrebbe un po' di fantasia, quindi poi mi vengano anche quelle moderne. Le maschere tradizionali sono diverse, cita quelle di appartenenza alla tua regione o città. Io non mi sento di nessuna regione, di nessuna città, quello che c'è scritto sulla carta d'identità e sul certificato di residenza non mi interessa, quindi direi che salto questa domanda. La maschera che ti piace tra quelle tradizionali? Mi sembra un pochino ripetitiva sta cosa, comunque rispondo Arlecchino perché è uno dei primi travestimenti che ho fatto. E che grazie a Santina F ho scoperto che è una maschera bergamasca e io non lo sapevo. Tagga qualcuno. Ragazzi e ragazze, io pubblicherò, come ho detto, questo video il giorno di carnevale, quindi mi sembra abbastanza superfluo taggare qualcuno. Non taggo nessuno, se qualcuno vuole farlo in ritardo, mi raccomando, dite chi sono le creatrici e se volete anche che l'avete visto da me. Perché sinceramente proprio ieri ho scoperto che mi hanno copiato un tag creato da me e da Camilla Milanese e mi ha fatto girare un po' le scatole. Siate buoni e non me le fate girare anche voi. Vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo presto. Ciao!